E questo era Lizzo con Special, 7:45 minuti. I rumori che sentite di sottofondo sono quelli del nostro ospite collegato con noi. Diamo il benvenuto a Michele Albiani, consigliere comunale. Buongiorno consigliere. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Con questa voce sexy vi do anche il buongiorno insieme a Fabio. Ma guarda, è una cosa che abbiamo molto in comune la mattina qui, noi, voi ospiti. Cioè questa cosa, per fortuna, infatti è per quello che facciamo il botto di ascolti, mica peraltro, perché abbiamo delle grandissime voci sexy. Perché abbiamo qui in collegamento, allora, la notizia è che hai ancora la voce, caro consigliere Albiani, perché ieri, nel consiglio comunale ieri, insomma, ha dovuto urlare un pochino il consigliere Albiani. Come mai? Cosa è successo? Ma ho dovuto perché, insomma, in un momento di interventi liberi, un mio collega, il capogruppo, scusate, il segretario provinciale della Lega, Savoia Piscina, diciamo, ex presidente del municipio 2, quindi capiamo, cioè uno che la città vive spesso. Esatto, parlando di un cancello che è riuscito a far mettere in via Mosso, dove noi invece abbiamo investito milioni per riqualificare, ci ho tenuto a dire che lì ci sarebbero state, mi scuso per con gli ascoltatori, con le ascoltatrici, diciamo, se ci sono persone transgender in ascolto appunto per il linguaggio, se ne è uscito con c'erano transessuali che sputavano sangue infetto sulle forze dell'ordine. Così dal niente. Così dal niente. E chiaramente io sono saltato su, letteralmente sulla sedia del mio banco, e ho iniziato a gridare, perché chiaramente è stata una cosa veramente disgustosa da parte di Piscina, che per cercare di farsi notare ha utilizzato delle immagini discriminatorie nei confronti di deumanizzanti, questa è la parola, nei confronti delle persone transgender e anche delle persone che vivono con HIV, perché poi il senso è quello, l'utilizzo di queste leggende metropolitane anni 90, in cui bisogna spaventare, utilizzare, appunto, prendere persone, soggettività già marginalizzate, e renderle il mostro cattivo di cui aver paura, perché c'è questo discorso della paura, no? Infatti, cioè, perché consigliere, non entriamo nel merito medico-clinico della cosa, che già lascerebbe comunque molto a desiderare, credo. Ma la cosa interessante è che per definire una zona di degrado si utilizzano delle persone, delle categorie di persone che vengono già spesso volentieri invece marginalizzate e portate ai margini della nostra società. Questo cosa, come se fosse un plus, cioè, come dire, ecco, c'è anche quella cosa lì e la dico, così faccio capire quanto schifo c'è in quel quartiere, perché poi il concetto è quello, no? Cioè viene utilizzato per dire che il quartiere è allo sbando, non capisco, è questo che mi ha lasciato un po'. Sì, no, allora, assolutamente, però Fabio ci tengo, perché siccome io fra le cose mi occupo di, faccio attivismo a parte per le questioni LGBT, ma sulle questioni di salute sessuale. Okay. La questione di sputare sangue infetto non esiste, un mezzo di trasmissione di infezione da questo punto di vista, perché qua lui intendeva dire di HIV, non è un mezzo, quindi questo è importante farlo sapere alle persone, perché non si sa mai abbastanza. Il fatto di... Adesso, quando ne abbiamo parlato io e te al telefono, la questione è che qua si passa di questi tempi dalla questione di banalità del male proprio alla stupidità del male, perché lui non se ne è nemmeno reso conto di quello che ha detto. Cioè, tant'è che nel video, si può andare a vedere sul canale YouTube del Comune, lui proprio non ha capito, il suo sguardo non è che avesse malizia, cattiveria, e anche quando io per 3 minuti buoni ho gridato che la doveva finire, perché continuava a ripetere questa cosa con, diciamo, la Sardone che gli consigliava accanto, gli faceva tipo da burattinaio, lui non se ne rendeva conto, e questa è la cosa molto pericolosa, molto molto, ogni più di quelle parole lì, il fatto che, giusto così, per come suonavano, come nella sua testa e poi dalla sua bocca, evidentemente pensava fosse la cosa giusta da dire. Ecco, su questo io chiederò, mandrò una lettera alla Presidente Buscemi,
Per chiedere che Piscina si scusi ufficialmente in aula per le parole che ha detto. Non avete avuto modo di parlarvi dopo la dopo l'udienza, scusate. No, lui dopo si è avvicinato, lui si è avvicinato, detto, no, guarda, meglio che mi stai lontano. Ah, vero. No, perché ero, okay. Sì. Vabbè, no, vabbè. Perché magari l'ha capito, allora, dai, magari Armiani è riuscito nel miracolo e l'ha fatta capire, magari... Piscina sembra un ragazzo intelligente, in fondo, nel senso, non credo che l'avesse fatto. Cioè, ripeto, effettivamente quello che dice lei è interessante, cioè il fatto del farlo senza neanche la malizia di dire adesso dico una cosa brutta apposta per cercare di. Ma così suonava bene, l'ha detta, nel senso, quindi un problema proprio culturale, come dicevi poco fa, no? Nel senso che giustamente va però ribadito. Ma no, allora, siccome non è nuovo, okay. Problema, diciamo che forse. Piscina, cercavo di difendere in qualche maniera, ma è indifendibile, allora niente, provavo a salvare un po' Piscina. Allora, se farà ammenda e si scuserà, potremo insomma dire, vabbè, cerchiamo di perdonarlo. Okay. La vedo molto difficile perché non è nuovo nell'utilizzare dei linguaggi o immagini discriminatorie e sostanzialmente fregandosene, cioè anche quando gli si fa notare che fa la figura, diciamo, non esattamente, non tanto è poco elegante, ma quello che dicevamo di quello proprio non esattamente molto sveglio. Vabbè, poi spiace, poi spiace. No, lo so, ma mi spiace perché poi insomma siamo colleghi eccetera, vabbè, insomma, ce ne sono altri. Se lì qualcuno qualcuno ha pensato che invece fosse sveglio per stare seduto lì, quindi qualcuno crede il contrario su Piscina, quindi insomma, beh, ma poi io spero possiate ritrovarvi, anzi vi dico, se volete venire qui e parlarne insieme mi metto in mezzo, faccio un attimino da mediatore se volete, prima che poi dopo vi pigliate manate in faccia, che non vorrei, nel senso, non vorrei che finisse male, quindi se volete io vi do il mio tavolo per poterne discutere tutti insieme. No, Michele, grazie davvero però per quello che hai fatto, grazie anche per averci spiegato il perché della tua reazione, che sicuramente è stata sopra le righe, ma che era importante per te ribadire e far capire il perché anche della tua reazione, giusto? Cioè quello fondamentalmente che dobbiamo riuscire a far comprendere a chi ci ascolta da casa anche. No, figurati, grazie a te per avermi fatto raccontare e appunto quello che dico a chi ci ascolta. Mi raccomando, quando c'è qualcuno che dice una cosa sbagliata, ditelo, soprattutto se ci sono altre persone che possono ascoltare e rimanerci male e avere una sofferenza, perché questo è la prima cosa da fare. Magari non dovete gridare come me, perché ieri è stato, diciamo, magari un po' fuori dalle righe, però assolutamente se voi potete dare voce a persone che non ce l'hanno, fatelo, mi raccomando. Insomma, questo è importante, lo diciamo sempre in tantissimi casi, appunto, se c'è qualcosa che secondo voi non va bene, secondo i modi, giusto, come giustamente Albenesso lo ribadiva, ditelo, fatelo sentire, quando si fa la battutina sessualizzante sulle colleghe, quando si fa la battutina sui colleghi omosessuali, quando si dice la cosa fuori luogo sulle persone transgender, insomma, non si passa per bacchettoni, forse anzi mi viene da dire finalmente si passa per intelligenti a volte, no? Ma qualcuno dovrà pur farlo. Ecco, benissimo. Dai, grazie. Allora, grazie mille consigliere Albiani e andiamo buona avanti giornata. Con la musica, sempre qui in diretta su Good Morning Milano Crystal Radio. I Will Survive, Gloria Gaynor.